lampadiere da sole privo dell'adeguata protezione agli ultravioletti espone il nostro occhio a rischi molto seri. In particolar modo le lunghezze d'onda corte, quindi parliamo di raggi ultravioletti tipo B, vengono assorbiti dalle componenti esterne del nostro occhio, quindi cornea e congiuntiva, mentre invece le lunghezze d'onda più lunghe possono penetrare più in profondità e arrecare danno quindi al cristallino e alla retina. Indossare un occhiale da sole privo di adeguata protezione ultravioletti non solo ci espone ad un rischio, ma lo aumenta per due motivi molto semplici. Il primo, di carattere percettivo: io penso di indossare un occhiale da sole che mi protegge, in realtà non mi sta proteggendo. Il secondo motivo invece è di tipo geometrico, ottico: al mio occhio arriva meno luce, quindi un'intensità luminosa più bassa, la mia pupilla in maniera naturale si allarga per raccogliere più luce, ma così facendo sta anche raccogliendo più luce dannosa. E quindi è necessario scegliere l'occhiale con l'ausilio di un professionista che ci può consigliare su quale tipo sia più idoneo alle nostre esigenze, perché dovete pensare che ovviamente un occhiale da sole che può andare bene per passeggiare per le vie di una città non è poi l'occhiale da sole adatto da utilizzare ad esempio in quota su un ghiacciaio. Recenti statistiche evidenziano come solo il 15% della popolazione italiana utilizzi regolarmente gli occhiali da sole, e questa percentuale scende al 10% se si considerano le persone al di sopra dei 55 anni o i bambini al di sotto dei 10 anni, che è la fascia di età in cui i danni da esposizione alla luce solare possono essere più gravi, perché si accumulano con il passare degli anni e poi dare problemi in tarda età.